Dunque, continuiamo alcuni ragionamenti che stiamo facendo sull'inverter e in particolare vediamo una cosa. Ecco, per far assomigliare il più possibile la caratteristica di trasferimento dell'inverter alla caratteristica ideale, sarebbe utile cercare di avere questo tratto quasi verticale in cui abbiamo, diciamo, la gran parte della commutazione più o meno coincidente col tratto verticale dell'inverter ideale, quindi quella linea quasi verticale della zona 3 all'incirca intorno a Vin uguale VDD mezzi. Va bene? Ora quella non è esattamente verticale, quindi noi possiamo dire, beh, proviamo a farla passare di qua, cioè a cercare di farla passare dal punto VDD mezzi, di modo che venga abbastanza simmetrica la curva e assomigli il più possibile all'inverter ideale. Allora, che condizioni bisogna rispettare per garantire questa situazione? Vediamo un pochino insieme. In zona 3 siamo. I due transistori sono in zona di saturazione. Allora, le espressioni quali sono? Come si fa a imporre la cosa? Bisogna scrivere l'espressione in saturazione, quindi scriviamo prima l'nMOS. Vi ricordate, in saturazione abbiamo che il D è uguale a KN, il K del transistor, per VGS n meno VTn al quadrato per 1 più lambda n VDS n. Bene. Per il PMOS vale l'espressione analoga, ID è uguale a V scusate, KP VGSP meno VTP per 1 più lambda P VDSP. Va bene. Chiaramente queste due cose devono essere uguali perché i due transistori sono in serie. Ora, in aggiunta a questo, noi dobbiamo notare la seguente cosa, che in pratica questa VGSN è Vin e VGSP, siccome il source del P è a VDD, è Vin meno VP meno VDD. Queste sono le tensioni soglia, questi sono i K dei transistori. Questi qui invece cosa sono? Beh, la VDSN è VOUT e la VDSP è V out meno VDD. Beh, qui in realtà questo no, più sbagliato, perché VDSP è negativa, il drain a tensione più bassa è il source, quindi questa è una cosa che fa aumentare la corrente, quindi diciamo qui lì c'è il modulo VDSP. Allora, quindi il modulo è VDD meno VOUT. Allora, quello che vorrei farvi notare è che noi vogliamo che la soluzione di questa espressione sia per Vin uguale, sia che quando Vin è uguale a VDD mezzi, anche VOUT sia uguale a VDD mezzi. Allora, proviamo a imporre questa condizione e vedere che valori devono avere K e lambda e VTN per soddisfarla. Guardate, se io metto Vin uguale a VDD mezzi, V meno VDD viene meno VDD mezzi, quindi queste due cose vengono uguali a parte il segno, ma VTN è comunque di segno opposto a parte a VTP, cioè VTN è positivo e VTP è negativo, poi c'è il quadrato che il segno me lo fa sparire, e qui mi viene, quando VOUT è uguale a VDD mezzi, VDSP viene anch'esso VDD mezzi in modulo. Quindi in pratica, se io faccio in modo che queste due grandezze siano tra di loro uguali, aspettate, queste due grandezze siano tra di loro uguali e queste due grandezze siano loro uguali,
questa è una soluzione del sistema. D'accordo? Quindi per garantire questa condizione io devo avere questa situazione, che lambda n deve essere uguale a lambda p, e vtn deve essere uguale a vtp col segno meno, e kn deve essere uguale a kp. Quando questa condizione è verificata, la caratteristica di trasferimento passa per il punto vd di mezzi, vd di mezzi. Quindi lo scrivo qui. Dunque, se questa condizione è verificata, la caratteristica di trasferimento passa per Vin uguale VDD mezzi, Vout uguale VDD mezzi. Ok? Quindi questo è un punto importante. Ce ne sono altri. E come si chiama questa condizione? Si dice che in questo caso abbiamo un inverter bilanciato. In alcuni casi si scrive anche compensato, insomma mi piace più bilanciato in questa situazione. Vi scrivo tra parentesi anche compensato perché trovate anche così a volte. I lambda sono uguali se le lunghezze sono uguali, perché diciamo lambda è funzione di tanti fattori, ma soprattutto della lunghezza, e quindi se le lunghezze sono uguali, lambda sono uguali. E le tensioni soglia devono essere uguali o opposte, i Kn devono essere uguali. Ora, Kn, vi ricordate, è un K, qui giusto che K è una funzione un po' complessa, perché K in generale è mu per Cox per W su L, quindi poi ci torniamo su questo punto. Quindi cosa vuol dire avere K uguali? Perché queste quantità, il Cox è uguale dei due transistori in generale, una costante. Le L abbiamo detto che sono uguali, quindi in pratica il prodotto mu però per W deve essere uguale, ma in pratica ve l'ho detto, quindi è inutile. Siccome Cox ed L sono uguali per tutti i transistori, dire che i K sono uguali vuol dire che il prodotto mobilità degli elettroni per larghezza dell'N-MOS deve essere uguale al prodotto mobilità delle lacune per larghezza del P-MOS. Quindi l'uguaglianza di K si traduce in un'uguaglianza del prodotto larghezza-mobilità. In generale, nei processi non troppo aggressivi, quindi non troppo moderni, le mobilità degli elettroni sono 2-3 volte quelle delle lacune. Ok? I processi più moderni sono uguali. Quindi, insomma, il problema è più semplice, se volete. Uno può trascurare la differenza tra i mu e mettere le mu con n uguale a mu con p, però è solo sui processi più nuovi, ecco, che le cose sono uguali. Va bene? Questa è la condizione che si desidera, perché fa avvicinare la caratteristica di trasferimento a quella ideale, migliora margini di rumore, quindi si fa, quindi diciamo gli inverter si realizzano in quel modo. Allora, ecco, come si fa a aggiustare le VTN e le VTP? Questo ci pensa chi fa il processo, fa in modo che le tensioni soglia siano uguali, aggiusta i drogaggi in generale per fare in modo che le tensioni soglia siano uguali. Quello che il progettista deve fare è aggiustare le W e le L, fare le L uguali e le W in proporzione alla mobilità, in modo che siano uguali anche K. Ok? Allora, un'altra cosa che possiamo fare, visto che abbiamo visto il circuito di una porta NOT, è valutare il tempo di propagazione di un inverter CMOS. Come si fa a valutare? E questo dobbiamo ricorrere alla definizione e cercare di immaginare la situazione in cui ci troviamo. Allora, quindi,
Vediamo un po' in che situazione ci troviamo. Adesso, per comodità, disegno l'inverter senza evidenziare il body e quindi la differenza tra gli NP la fa la freccia sul source. Allora, questo qui è il primo inverter, quindi questo è Vin, questo è Vout, quest'altro è VDD. Per calcolare il tempo di propagazione bisogna immaginare, siccome conta molto, come è caricato l'inverter, cioè che cosa c'è a valle dell'inverter, o in altre parole, che cosa l'inverter sta pilotando. Immaginiamo che sia un inverter uguale, quindi abbiamo una catena di inverter, tanto per, come dire, considerare una cosa semplice. Immaginiamo che la situazione sia questa. Allora, vedete, in pratica il primo inverter non eroga corrente in continua, perché vedete, tutta la corrente d'uscita va a finire su un gate di due capacità, quindi in continua non c'è corrente, capacità non fanno passare corrente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica noi possiamo schematizzare il carico che troviamo all'uscita del primo inverter come una capacità equivalente. Ok? Perché è un carico che ha impedenza infinita in continua. Quindi carico capacitivo. A che cosa è uguale la capacità del carico? Beh, vedete, guardiamo poi dal punto di vista analitico, cioè punto per punto, che tipo di capacità ci sono. Ma si vede abbastanza bene perché tra questo nodo e massa c'è la VGS, scusate, la CGSN, che è questa qui. Poi qui c'è una CGSP, va bene? Poi c'è questo filo rispetto a massa, qualunque conduttore poi ha una capacità rispetto a massa, no? Perché comunque non è, se non è a distanza infinita. Quindi c'è la capacità del filo e poi in realtà, quando varia questa tensione, c'è la CGD, che è questa capacità, che varia. Questa è la CGDP e questa qui è la CGDN. Tra gate, tra drain e so, e drain, scusate, tra gate e drain dell'N e tra gate e drain del P. Va bene? Questa capacità CGD, ecco, questa è una cosina importante. Vedete, la CGD si trova a passare da questa situazione. Quando l'uscita è bassa, l'ingresso è alto, quindi si trova ad avere VDD ai suoi capi in questo modo. Oppure quando l'uscita va alta e l'ingresso va basso, si trova ad avere una tensione VDD orientata però in questa direzione. Va bene? Quindi se questa capacità vale CGD, per esempio, per cambiare la tensione sui capi da meno VDD a più VDD, vuol dire che io devo far arrivare qua una carica pari a 2 volte VDD per CGD. No? Perché ho bisogno, il 2 sta perché ho una variazione di tensione capi della capacità che è 2 volte VDD, che va da meno VDD a più VDD. Allora, questa è equivalente ad avere, questo è Vout, ok? E questo è Vin. Ho fatto uno zoom di questa capacità. Questa si schematizza in modo un po' più semplice mettendo una capacità tra l'uscita e massa pari a 2 volte CGD. Perché vedete, quando l'uscita varia da 0 a VDD, bisogna mandare in questa capacità una carica 2 VDD per CGD. Quindi, diciamo, posso invece di usare la capacità tra ingresso e uscita dell'inverter, schematizzarla con una capacità messa tra uscita e massa, che in qualche modo carichi nello stesso modo l'uscita, cioè assorba dall'uscita la stessa carica. Basta metterla di valore doppio, perché
la capacità ammessa tra uscita e massa ha una variazione di tensione su capi pari alla metà della capacità ammessa tra ingresso e massa. Va bene? Perché mi conviene metterla tra uscita e massa? Perché a questo punto io posso dire, vedete, qua tutte le capacità che ho rappresentato sono tra il nodo d'uscita e la massa. Quindi posso compattarle tutte insieme e dire che in pratica posso, come dire, sintetizzare tutte le capacità che si caricano e si scaricano durante la transizione come un'unica capacità tra il nodo d'uscita e massa pari alla somma di tutte quelle che sono in parallelo. Ok? In pratica io che cosa faccio? Mi riduco a un circuito di questo tipo. Io ho un inverter in cui ho eliminato tutte le capacità, quindi questo è un inverter ideale o altrimenti possiamo dire totalmente resistivo senza capacità interne, e tutte le capacità le condenso in un'unica capacità C totale esterna che sarà la somma di tutte le altre capacità, perché ho tutte le altre capacità in parallelo, quindi c'è CGSN più CGSP più CW del collegamento più due volte CGDN più due volte CGD. Tutte queste sono finite tutte in parallelo. Perché ho fatto così? Perché ora è più semplice da trattare il circuito, no? Soltanto una capacità, ho semplificato molto la trattazione analitica. Ok? Allora adesso calcoliamo il tempo di propagazione. Riprendiamo, facciamo proprio il calcolo adesso. Mettiamoci in una situazione particolarmente facile per il calcolo e vedrete, faremo anche molte approssimazioni. Allora ridisegno per comodità il circuito. Questo è il circuito. Prendiamo questo come ingresso. Allora, rappresentiamo prima Vin e poi Vout e facciamo questa cosa. Immaginiamo che all'istante 0 improvvisamente la tensione di uscita vada da 0 a VDD. Quindi ho in ingresso una transizione verso l'alto, in uscita, beh, prima dell'istante 0 l'uscita era VDD. A un certo punto che succede? Quando porto l'ingresso in alto, il PMOS si interdice, qui subito il PMOS va in interdizione e l'NMOS in questo caso va in conduzione perché la VGS dell'NMOS è andata a valore alto. Quindi all'inizio, quindi mi trovo in una situazione di questo tipo. Ho una capacità, la cui tensione che ai capi una tensione Vout, poi posso trascurare il PMOS perché si è interdetto e qui ho una tensione VDD e un MOSFET e quindi questo conduce, quindi la capacità si scarica lentamente, diciamo non più che lentamente, si scarica attraverso il MOSFET con corrente ID. Va bene? Quindi io quello che mi aspetto è che la Vout scenda fin tanto che non si scarica completamente. Quindi mi serve a questo punto soltanto di capire com'è che si scarica la VDD. Ok?
Allora, anzitutto vediamo in che modo sta funzionando il MOSFET, in che regime di funzionamento siamo. Vediamo all'istante 0 più. All'istante 0 più la VGS N è VDD, perché ha fatto la transizione. La VDSN è VOUT, ma all'istante 0 più VOUT sarà VDD, perché non è che cambia istantaneamente, la corrente attraverso la capacità è finita, quindi la corrente istantaneamente non cambia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che VDSN è maggiore di VGSN meno VT, perché VTN è positiva, e quindi il dispositivo è in saturazione. Finché questa condizione è verificata, quindi finché VOUT è maggiore di VDD meno VTN, il dispositivo è in saturazione. Ora, questo VDD meno VTN, rappresentiamolo qua con una retta, giusto per fissare un attimo le idee. Immaginiamo che sia questo. Questo è VDD meno VTN. Quindi, finché si trova qui, sopra siamo in saturazione, sotto, quando la VDS scende sotto questo valore, siamo in zona lineare. D'accordo? Dunque, in saturazione come è fatta la corrente? È una cosa interessante perché in saturazione la corrente non dipende da VDS. Abbiamo ID uguale a KN, VGSN che è VDD, meno VTN al quadrato. Poi c'è una leggera dipendenza da VDS, insomma, la possiamo trascurare, c'è un 1 più lambda VDS, insomma, praticamente è un numero molto molto vicino a 1. Quindi vedete, abbiamo una corrente ID costante che scarica la capacità e quindi la derivata della tensione sulla capacità nel tempo è per definizione della capacità pari a ID su C. Quindi che cosa vuol dire? Abbiamo una scarica corrente costante, che vuol dire che la tensione va giù a derivata nel tempo costante, quindi va giù linearmente nel tempo. Se vado a rappresentarlo qua, vedo un andamento del genere fino a questo punto. Quindi aggiungo una pagina, abbiamo detto quando, finché VOUT è maggiore di VDD meno VTN abbiamo una scarica a corrente, il dispositivo è in saturazione, quindi c'è una scarica a corrente costante perché la VGS è costante e quindi in pratica il generatore equivalente è questo, abbiamo un ID che scarica la capacità. La VOUT è la tensione ai capi della capacità e questo vuol dire, come ho detto prima, che dVOUT su dt è uguale a ID su C. Scarica lineare. Quando invece VOUT è minore di VDD meno VTN, il dispositivo è in regione di funzionamento lineare. Va bene? In regione di funzionamento lineare, il MOSFET si comporta all'incirca come una resistenza, va bene? Quindi perché come una resistenza? Non so, a questo punto lo facciamo un attimo. La caratteristica come è fatta è Kn per VGSN meno VTN, non a quadrato, 0, per VDSN meno VDSN al quadrato. Dunque, qui perché le cose tornino, bisogna mettere un 2 qui. Vedete, in questo caso che cosa succede? Quando VDSN è uguale a VGS meno VTN, le due curve hanno lo stesso valore, la corrente uguale, no? Quando VDSN è uguale a VGSN meno VTN, ottengo Kn per VGSN meno VTN al quadrato.
Allora, questa roba qua, siccome questo è costante, è pari a VDD per tutto il transitorio, vedete, ha una parte lineare, la prima parte, in cui VDS, in cui la corrente è lineare, cioè è proporzionale a VDS, e poi una parte quadratica che tiene conto nelle caratteristiche di uscita di quella concavità verso il basso. Ora, in generale, per comodità, questa parte qui trascuriamola. Quindi qui che cosa viene? Viene Kn per 2 per VDD meno VTN per VDSN, che è la Vout. Quindi vedete, in pratica qui ho una corrente uguale a una cosa per la tensione, quindi questa cosa qui è la conduttanza equivalente, è proprio una resistenza lineare. La resistenza, questa è la conduttanza, cioè l'inverso della resistenza. Il MOSFET si sta comportando come una resistenza di valore 1 su 2 kn VDD meno VTN. La resistenza è costante perché VGS è costante. In pratica, quindi ho una scarica di questo tipo, ho la resistenza e la capacità. Questo continua a scaricarsi, chiaramente si scarica. Qui avrò una scarica esponenziale. Come sappiamo, c'è quando c'è un gruppo RC con costante di tempo per C. Chiamiamola tau. Va bene? Quindi, com'è che avviene la scarica? Prima centrato lineare, poi centrato esponenziale. Se lo vado a disegnare qua, chiaramente avrò prima il tratto lineare, poi il tratto esponenziale. Chiaramente il tratto esponenziale parte con questa pendenza e poi la pendenza decresce sempre e va giù esponenzialmente. Va bene? Quindi questa è la situazione. In pratica abbiamo possiamo, ora non l'ho fatto, vi ho fatto vedere più che altro, come dire, strutturalmente come funzionano le cose. Quindi questa è una scarica lineare con pendenza che conosciamo e questa è una scarica esponenziale con costante di tempo che conosciamo. Quindi possiamo disegnare esattamente la funzione e a questo punto possiamo anche calcolare in modo preciso il tempo di propagazione, perché io posso dire, vabbè, allora mettiamo VDD mezzi, diciamo che questa è VDD mezzi. Questa qui diciamo che è VDD mezzi, fatta apposta a metterla un po' più in basso perché prima il disegno mi era venuto male, quindi questa è VDD mezzi. Per definizione il tempo di propagazione è l'intervallo di tempo che intercorre tra quando l'ingresso passa da VDD mezzo a quando l'uscita passa da VDD mezzo. Va bene? Quindi per definizione il tempo di propagazione è questo. Questo qui è il tempo di propagazione da alto a basso. E l'uscita va da alto a basso. Ok? Ripeto, come esercizio è facile da fare, perché io conosco la prima curva, conosco la seconda curva, impongo l'uscita, impongo Vout uguale a VDD mezzo e trovo questo qui, che è il tempo di propagazione da alto a basso, quindi l'intervallo di tempo corrispondente. Ho tutto per farlo. Mi viene una cosa che dipende un po' dai valori che ci metto, magari no, non dico che sia velocissima, ma si può fare. Ora, in realtà noi possiamo estrarre un'espressione un pochino più approssimata che consiste in pratica nel dire, bah, vedete, in sostanza quasi quasi io qui dico che raddrizzo questa curva, dico vabbè, facciamo così che più o meno se continuo l'andamento lineare, l'istante in cui l'uscita raggiunge VDD mezzi più o meno è quella là, no? Quindi approssimo questo l'ultimo pezzettino di esponenziale come un prolungamento della retta iniziale, non sbaglio di molto, va bene? Perché mi conviene? Perché è facile, perché io so la pendenza di questa retta, che è id su c, devo percorrere un tratto VDD mezzi, quindi so calcolare tphL. Va bene? Quindi facciamo un secondo.
Allora, facciamo un calcolo approssimato di TPHL. Può essere interessante farlo preciso per vedere che non c'è granché differenza. Diciamo, supponiamo che per T compreso tra 0 e TPHL la corrente sia costante. Allora, a questo punto TPHL non è nient'altro che la variazione di tensione che deve avere, che è VDD in mezzo, diviso la derivata di VOUT rispetto al tempo. La derivata di VOUT rispetto al tempo, abbiamo detto, è 1 su C per la corrente, e la corrente è Kn per VDD meno VTn al quadrato. Eccolo qua. Abbiamo trovato, qui ora posso organizzare un pochino meglio le cose. Vedete, viene un C per VDD diviso due volte Kn per VDD meno VTn. Aspettate, questo mi sono accorto, l'ho spostato un po' troppo in là. Adesso esce fuori dalla zona. Ok, quindi vedete, l'abbiamo trovato e qui è abbastanza interessante da ragionare. Qui aspettate, questo è un quadrato, mi ero scordato, qui c'è il quadrato. Vedete, in pratica se è più grande la capacità, il tempo di propagazione aumenta. Se Kn è più grande, il tempo di propagazione diminuisce, e se VDD aumenta, beh, tipicamente diminuisce il tempo di propagazione, perché VDD compare al numeratore con potenza 1, ma al denominatore con potenza quadrata, quindi conta di più, diciamo. Allora, prima di ragionare su quello, volevo farvi notare un'altra cosa. Io posso fare a questo punto il calcolo TPLH, cioè fare la transizione opposta. Cosa succede se faccio la transizione opposta? Non vi voglio fare tutto il calcolo, tanto voglio solo farvi vedere dov'è che andiamo a parare. Se faccio la transizione opposta, che cosa succede? Che si spegne l'nMOS e si accende il pMOS. Quindi invece di avere questa scarica attraverso l'nMOS, ho una carica attraverso il pMOS. Poi il ragionamento è esattamente uguale, sarà in salita invece che in discesa l'andamento di tensione. Siccome le espressioni per i pMOSFET e per gli nMOSFET sono uguali, non cambia niente, e quindi quello che alla fine trovo è la stessa espressione, l'unica cosa che cambiano le quantità, invece quelle del P ci sono quelle invece quelle dell'N ci sono quelle del P. Questo è l'andamento. Qui c'è da notare una cosa importante: se l'inverter è bilanciato, che è un concetto che abbiamo introdotto appena un attimo fa, vedete che allora i due tempi di propagazione sono uguali, perché se l'inverter è bilanciato abbiamo che VTn è uguale a VTP, qui c'è VTP, VTP e col modulo, e Kn è uguale a Kp, quindi vengono esattamente uguali, ok? I due tempi di propagazione vengono uguali, che ci piace, ci torna bene perché noi vogliamo avere tempi di propagazione uguali, non vogliamo che una transizione sia per qualche motivo eccessivamente penalizzata rispetto all'altra. Ok? D'accordo? Quindi va bene. Allora, io vorrei approfittare di questa espressione adesso, una dei due, tanto sono uguali, per fare un po' di ragionamenti su come sono legate queste quantità alle prestazioni di un chip digitale fatto in tecnologia CMOS. Perché? Allora, cerchiamo di ricapitolare un attimo. Noi abbiamo detto che il tempo di propagazione mi limita la velocità di clock, perché di fatto devo fare in modo che questo ritardo tra la commutazione di una porta e l'altra, determinato dal tempo di propagazione, sia
ben più piccolo del periodo di clock, d'accordo? Diciamo intervallo di tempo durante il quale i livelli stanno costanti. Se è molto più piccolo, io posso trascurare i ritardi anche se ho più porte in serie. Quindi è importante, se voglio andare veloce, se voglio avere un clock veloce sul processore, ad esempio, devo avere tempo di propagazione basso. Come faccio ad avere tempo di propagazione basso? Allora, questo si vede abbastanza bene. La cosa più importante è avere basso. Avere alto VDD, perché se VDD aumenta, VDD compare al numeratore a primo grado, compare al secondo grado del denominatore. Quindi in generale se VDD aumenta il tempo cala. E questa è una cosa che sappiamo, l'accennavo già l'altra volta, in realtà quando c'è una cosa che si fa tipicamente nei processori, anche quelli che stanno sui telefoni, quando si vuole consumare di meno, quando si può andare più piano, si abbassa la tensione di alimentazione. Quando si vuole andare più forte, si vuole andare con un clock più alto, bisogna ridurre i tempi di propagazione e qui bisogna alzare la tensione di alimentazione. Quindi ora tutti, diciamo, processori moderni hanno questa gestione dinamica adattiva della tensione di alimentazione. Si alza quando si va forte e vedrete tra un attimo scalda di più, cioè si dissipa più calore quando si va più forte, si abbassa la tensione di alimentazione quando c'è meno bisogno di calcolo e quindi si preferisce andare più piano. Quindi questo è un punto critico. L'altra cosa che si vede bene favorisce cioè che ha influenza sul tempo di propagazione, è la lunghezza del MOSFET. Perché ora, se voi guardate, questo C è una capacità che in realtà è proporzionale a W per L, cioè all'area di gate. Va bene? KP è, vi ricordate, è KN, prendiamo l'N, tanto è uguale sul P. Insomma, KN è uguale a mu N per Ciox per W su L. Allora, vedete che L compare all'incirca, ho un TPLH, è all'incirca proporzionale a L quadro. Perché L compare al numeratore, mentre invece al denominatore compare 1 su L. In pratica viene un L proporzionale a L quadro. E questo, francamente, è il motivo per cui questo è il motivo per cui nel tempo lo scaling, cioè la riduzione delle dimensioni dei MOSFET, si è fatta, insomma è servita. Non è l'unico motivo, uno dei motivi. Per tanto tempo, riducendo le dimensioni, si è potuto aumentare le frequenze clock. Perché, vedete, riducendo L, io riduco i tempi di propagazione e quindi posso avere un clock più alto. Ok? La W non conta. Perché vedete, è uguale, cioè sia numeratore sia denominatore, quindi tempo di propagazione indipendente è W. E neanche lo spessore dell'ossido conta tanto, perché qui, beh, qui è anche proporzionale a Tiox a dividere, questo è inversamente proporzionale a Tiox, quindi anche Tiox non conta nella velocità complessivamente. La cosa che conta di più è la lunghezza ed è il motivo per cui si è fatto così tanto scaling, cioè riduzione delle dimensioni negli ultimi anni. Io questa cosa raccontata spesso, adesso diciamo circa 20 nanometri la lunghezza di canale, la L, e quando è cominciata diciamo, sono cominciati i primi transistori CMOS, erano alcune decine di micron, quindi cosa calata considerevolmente. Dunque, l'altra va bene. E l'altra cosa, giusto per curiosità, che vi voglio far vedere è questo. In realtà, vedete, un effetto importante per ridurre questi tempi è mu n. Se io aumento la mobilità, il tempo di propagazione si riduce. E questo è il motivo per cui si è sempre andata a caccia di metodi per aumentare la mobilità. Cioè, l'ultima cosa è stata implementata da 5-6 anni ormai,
è che si è visto che tirando il silicio, proprio stirandolo, modificando il cristallo, tirando il silicio si riesce ad aumentare la mobilità degli elettroni e quindi si è cominciato a fare in modo da avere un po' più di... Si chiama silicio stressato, silicio strained in inglese, e questo consente di abbattere ancora di più il tempo di propagazione perché aumenta la mobilità di elettroni lacuna. Più o meno le ricette che si potevano utilizzare si sono utilizzate, chiaramente si stanno continuando a usare. D'accordo? Di questo è un punto che volevo diciamo, fare sul tempo di propagazione. Mi rimane da vedere ancora un aspetto legato alla potenza dinamica, che l'abbiamo introdotta in modo generale, non l'abbiamo vista in dettaglio per la tecnologia CMOS. Vediamola ora, ora che abbiamo studiato un po' l'inverter CMOS, vediamo la potenza dinamica. Allora, io voglio farvi notare questa cosa. Supponiamo per il momento che la potenza statica sia trascurabile, che non è una cosa completamente vera, specialmente nelle tecnologie a basso consumo, anche quella dinamica poi alla fine conta, però per il momento concentriamoci su quella statica. Questa è la capacità C-tot. E immaginiamo all'ingresso di applicare un'onda quadra a una certa frequenza che diciamo è la frequenza di clock, no? In uscita abbiamo chiaramente un'onda quadra complementare, nel senso quando l'ingresso sale, l'uscita scende e così via. Allora, sappiamo che la potenza dinamica è la potenza che si consuma quando il dispositivo, quando varia l'uscita, no? Quando variano gli ingressi e uscite in generale. Allora, e vediamolo in questo caso particolare. Quando voglio farvi notare questo, che supponiamo che l'uscita sia 0 all'inizio, va bene? Ora l'ingresso va basso, l'uscita va alta, quindi questa tensione deve andare da 0 a VDD, la Vout, va bene? Quando la tensione va da 0 a VDD, che cosa sta succedendo? Lo scrivo. Quando Vout va da 0 a VDD sulla capacità deve finire una carica Q uguale a C tot per VDD, perché se non ci finisce questa carica la capacità non va a potenziale VDD, ma questa è per definizione di capacità. Quindi, e da dove viene questa carica? Viene erogata dal generatore. Quindi passa una corrente dal generatore alla capacità attraverso il transistore P, quindi questo qui lo scrivo attraverso il transistore PMOS, tale che la carica complessiva portata su C-tot sia Q uguale a C-tot per V. Va bene? Quindi vediamo un po' che potenza eroga il generatore. Potenza erogata dall'alimentazione. Erogata dall'alimentazione. Beh, la potenza istantanea sarà VDD per IT. Quindi la tensione che è costante per la corrente istantanea, va bene? L'energia e l'energia totale, l'energia erogata per la carica sarà l'integrale di P dt in dt durante tutto il tempo di carica. Ok? Se faccio la sostituzione, vedete, VDD è una costante, può andare fuori, mi rimane l'integrale della corrente lungo tutto il tempo di carica, ma l'integrale della corrente durante il tempo di carica è la carica che ho chiamato Q, quindi è uguale a C tot per VDD quadro.
Quindi l'energia che viene erogata per caricare la capacità è C tot per VD di quadro. Tra l'altro, tenete presente, no? Questa è una cosa che probabilmente sapete, però giusto vale la pena sottolineare. Voi sapete che quando una capacità si carica da 0 a VDD, accumula un'energia che è un mezzo C per VDD. L'energia che eroga il generatore è C per VDD quadro. Scusate, l'energia accumulata alla capacità è un mezzo per C per VDD quadro. L'energia erogata dal generatore è C per VDD quadro. La differenza, che è un altro mezzo C per VDD quadro, viene buttata via. È l'energia che viene dissipata nel PMOS per il passaggio. Va bene? Niente importante. Quando abbiamo invece la transizione verso il basso, che cosa succede? La capacità si scarica sull'NMOS. Bene, quindi semplicemente il generatore non eroga altra carica, quindi non dà energia, ma l'energia che si era accumulata sulla capacità si scarica tutta sull'NMOS e si trasforma di nuovo in calore. D'accordo? Quindi in pratica in un ciclo completo il generatore di tensione di alimentazione ha erogato complessivamente un'energia pari a C tot per VDD quadro. Va bene? Allora, qual è la potenza media? Potenza media erogata dal generatore. Beh, se F clock è la frequenza di clock, è la frequenza di variazione dell'ingresso. Avrò una cosa del genere. L'energia viene, la potenza media sarà questa energia diviso il tempo durante il quale quell'energia viene buttata via, che è un periodo di clock. E quindi si può scrivere quell'energia per la frequenza. Quindi viene C tot per VDD per F di clock, la frequenza di clock. E questo è un solo inverter. Quindi per un solo inverter abbiamo che la potenza dissipata in calore, che va tutta in calore, alla fine l'effetto netto di quella potenza è scaldare i chip. È proporzionale al quadrato della tensione di alimentazione, è proporzionale alla frequenza di clock e alla capacità. Ok? Allora, questo è un inverter. Come facciamo a fare il conto su tutto il chip? Viene abbastanza semplice perché tutte le porte logiche, gli inverter e anche le altre, funzionano sullo stesso principio del chip. Sono alimentate alla stessa tensione, quindi dissipano, quando vado a fare le somme VDD quadro lo posso portare in evidenza, anche la frequenza di clock la posso portare in evidenza e devo sommare tutte le capacità. Quindi in pratica che cosa mi viene? La potenza totale su tutto il chip mi viene uguale alla capacità di tutte le porte del chip, quindi sommandole tutte insieme per VDD al quadrato per F clock per una certa fattore che in generale è un numero compreso tra 0 e 1 che si chiama fattore di attività, che mi dice praticamente qual è la frazione media di porte che a ogni colpo di clock switchano, perché poi non tutte cambiano stato, no? In un circuito non tutte le porte cambiano stato, e quel conto lì vale per una porta che è alimentata alla frequenza di clock, quindi che cambia stato sempre. Tipicamente a ogni colpo di clock in media, ecco, su grandi numeri, un 10% all'incirca delle porte cambia stato, quindi quell'alfa tipicamente è un numero intorno a 0,1, ok? Però per ora mi basta guardare la relazione funzionale. Allora, dice questo. Una cosa importante, questa qui chiaramente è una potenza dinamica, P dinamica. Supponendo che la potenza dinamica sia la parte preponderante, quindi che la potenza statica non conti,
io vedo le relazioni funzionali. Innanzitutto, e questo me l'aspetto, più vado veloce, più scaldo. Okay? La potenza dissipata è proporzionale alla frequenza di clock. Questo, insomma, chiunque lo sa, no? Più in generale si sa che più, per esempio, un processore si prende veloce, più scalda. È abbastanza naturale. In modo esattamente proporzionale, questo non è scontato. È proporzionale al quadrato della tensione dell'alimentazione. Questo è importante ed è il motivo per cui due cose. Beh, nel tempo, dagli anni 80 a ora, le tensioni di alimentazione sono calate tanto. Perché ai tempi miei, diciamo, quando avevo tipo 15 anni, la tensione di alimentazione era 5 volte di un CMOS. Adesso in un telefono come questo, tensione di alimentazione è 1 volt. Quindi immaginate, da 5 a 1, a parità di tutto il resto, c'è un fattore 25 soltanto perché ho abbassato la tensione di alimentazione. Il fattore 25 si vede, ok? Dal punto di vista cioè, poi com'è che si vede? Si vede dal punto di vista di come faccio poi a tirarlo fuori il calore, no? Da dissiparlo, mandarlo via. L'altra cosa che conta molto è, beh, ci sono due cose che contano. Una cosa che conta molto è quella C-chip, che in realtà cosa succede? Siccome quella capacità è proporzionale a parità di numero di porte a W per L, no? Riducendo l'area di gate, riducendo le dimensioni, quella si riduce, quindi mi consente di consumare meno. D'accordo? Quindi questo è la cosa principale. La cosa che vi dicevo prima, accennavo prima, che adesso tipicamente in tutti i processori voi vedete una gestione dinamica fatta a livello di sistema operativo della tensione di alimentazione. Che è chiaro, quando io non ho bisogno di andare tanto veloce, abbasso la frequenza di clock perché mi si abbassa la potenza. Quando ho abbassato la frequenza di clock, tutto sommato posso aumentare i tempi di propagazione, quindi posso abbassare le VDD. Ma perché mi conviene abbassare le VDD? Perché se abbasso VDD, abbassa ancora di più la potenza dissipata. Quindi in un processore tra uno stato, diciamo, di massimo lavoro, uno stato in cui il professore lavora tanto, c'è un fattore anche 100 di dissipazione di potenza, può variare molto. Varia non soltanto perché rallento il clock, ma anche perché abbasso la tensione di alimentazione, proprio perché posso andare più piano e quindi vado giù molto rapidamente. Per contro, il problema è che quando ho bisogno di tirare su le prestazioni, quindi andare veloce nel fare i calcoli, devo anche alzare la tensione di alimentazione, quindi diventa un forno, no? Effetto, parte la ventola. Questa è la mia esperienza, però questo è quello che sta succedendo eternamente. Però dà un sacco di gradi di libertà. Giusto per qualche altro piccola osservazione. Quello che ripeto, se qualcuno di voi sta dietro un po' a queste cose, si dovrebbe essere accorto che negli ultimi anni le frequenze clock non crescono più. Praticamente, diciamo, anni 80 1 MHz era la frequenza clock di un processore CMOS. Poi, chiaramente si scalano le dimensioni, i tempi di propagazione si riducono, si aumenta la frequenza clock. E quindi, praticamente, per tanto tempo le notizie, anche la pubblicità dei processori era quando si battevano nuovi record di frequenze clock, quindi 10 MHz, primo processore che va a 100 MHz, il primo che va a 1 GHz, poi 2 GHz e così via. A un certo punto si è arrivati circa 3 GHz e poi, ma ci si è arrivati 10 anni fa e non è più aumentata. Da 10 anni fa ad oggi le dimensioni dei MOSFET si sono ridotte tanto. Quindi i tempi di propagazione si sono ridotti tanto, ma la frequenza non è più salita, la frequenza di clock, proprio negli ultimi anni. Il motivo per cui non è più salita è quella formula lì, perché il problema è che per motivi che ora non vi sto a dire, sotto 1 volt è difficile portare la VDD, okay? Per cui non si riesce ad abbassare la potenza. Quindi il problema è che se io ora potrei andare a 30 GHz con un processore moderno dal punto di vista del tempo di propagazione, il problema è che scalderebbe 10 volte più di ora e
e quindi poi non saprei come portare via il calore, okay? Non so, si surriscalderebbe subito, non riuscirei a portarlo via. Quindi quello che sta limitando queste azioni è la potenza di funzionamento e quindi la capacità di portare via il calore. Sulle frequenze di clock non si agisce più, le VDD sono volte sotto e non si riesce a scendere, si pensa di scendere a mezzo volt, ma abbastanza più avanti, ma difficile. Allora, in che direzione si è andati nella pratica? Si è andati nella direzione della parallelizzazione. Cosa succede? Vedete, in pratica, da un core si è passati a mettere due core. Perché riesco a fare il core più piccolo, allora quel cito, siccome le W e le L di tutti i transistori mi si riducono, quel citot si riduce, però poi nello stesso pezzettino di silicio ce ne metto due, per esempio, quindi mi ritorna come prima, e la potenza media non aumenta. Quindi a questo punto il gioco adesso è mantengo la frequenza costante, la tensione di alimentazione più o meno costante, e mantenendo costante la citot, che è l'incirca proporzionale alla C-chip, diciamo, che è l'incirca proporzionale alla superficie del chip, per quella stessa superficie del chip cerco di metterci quanti più processori posso. Okay, quindi per questo a un certo punto è successo che invece di aumentare sempre più la frequenza, si è cominciato a aumentare il numero di core e mantenere costante la frequenza. E questa è la tendenza attuale. No, se fate caso adesso più o meno, poi dipende un po' dal tipo di processore, ma sono comuni in quad core, sono abbondantemente in vendita diciamo, prestazioni da server 8 core, però la tendenza è ad aumentare quello. Non ci si riesce più di tanto perché diciamo, quando uso tanti core vuol dire che voglio mandare tanti processi in parallelo, ma spesso non c'è bisogno, per tante applicazioni più di tanti non serve. Però ecco, diciamo, questa come dire, è la spiegazione in una sola formula del perché nell'industria della produzione dei processori è cambiata e anche il marketing è cambiato, no? Si è passati da spingere sulla frequenza di clock, adesso non si sente quasi più parlare della frequenza di clock, si sente sempre parlare del numero di core. È cambiato proprio la necessità. È tutto perché è limitato dalla potenza potenza dissipata. Ok. Va bene. Cambiamo un attimo argomento. Abbiamo visto un inverter, vediamo come si fanno porte diverse, cioè altre funzioni logiche. Ok? Allora, vediamo prima di tutto quelle che si chiamano porte logiche complesse. Porte logiche complesse sono delle reti combinatorie, quindi delle funzioni senza memoria, che sono realizzate con la struttura che vi ho fatto vedere prima, cioè c'è l'alimentazione, una rete di pull-up con transistori di tipo P e tutti gli ingressi, una rete di pull-down con transistori di tipo N e tutti gli ingressi. E poi questa è l'uscita, Y diciamo. Questa è la struttura che ha la rete. Allora, noi vediamo un paio di porte, le porte più comuni in tecnologia CMOS. Ecco, in tecnologia CMOS, come io ho fatto vedere l'inverter, in realtà vengono particolarmente bene le funzioni logiche negate. Si presta perché, come vi ho fatto vedere, è naturale fare un inverter con solo due transistori. Un po' tutte le porte vengono bene se invertono anche. Allora, la prima porta che vediamo è la porta NAND a due ingressi. Com'è fatta la porta NAND a due ingressi? Fa il prodotto e poi lo nega. Fa il prodotto binario e poi lo nega. Che cosa vuol dire? Vuol dire se disegno la tabella di verità, metto i due ingressi che chiamo A e B. L'uscita la chiamo Y, quelle combinazioni degli ingressi chiaramente sono 4 e
Devo fare land e poi negarlo, quindi land è 1 soltanto se i due ingressi sono 1 e quindi in questo caso viene negato e diventa 0. Negli altri casi land se l'ingresso è 0 fa 0 e quando è negato fa 1. Quindi questa è la tabella di verità. Va bene? Allora, in che condizioni devono essere la pull up network e la pull down network? Questa non fa parte della tabella di verità, è un'annotazione. Questa solo nera è la tabella di verità. Allora, chiaramente abbiamo detto che quando l'uscita è bassa, vuol dire che la pull down deve condurre e la pull up deve essere interdetta. Quindi qui diciamo la pull down conduce, schiamo on quando conduce, e la pull up deve essere interdetta. Va bene? Negli altri casi l'uscita è 1, quindi sarà il contrario. La pull up dovrà condurre per portare l'uscita a VDD e la pull down dovrà essere interdetta per consentire appunto che l'uscita vada a VDD. Ok? Allora, una volta fatto questo, io posso disegnare le due reti. Facciamo così, prima la pull down. Come faccio a fare una rete di MOSFET a canale N? Okay? Che conduce? Quando A e B sono a 1, quando i due ingressi sono a 1. Beh, è un AND logico, no? Come posso farlo? Lo posso fare mettendo due transistori comandati da A e B in serie. Che se io metto due transistori in serie, così, chiaramente la serie conduce solo se conducono tutte e due, quindi A AND B. Vedete? Se A e B sono alti, i due transistori a canale N conducono. E quindi l'uscita viene portata in basso. Quindi la pull down la faccio in questo modo. Quindi questo è in pratica un AND logico che io ottengo con i transistori in serie. La pull up invece conduce se almeno uno dei transistori è a zero. Allora, voi tenete presente che la pull up la fate con transistori di tipo P che conducono quando la tensione sul gate è bassa. Quindi vuol dire che potrei ottenere, quindi la rete pull up deve condurre quando almeno uno degli ingressi è a zero. Quindi quando dico almeno uno, logicamente io sto facendo un OR, no? E per esempio, posso ottenere un OR se metto i due transistori in parallelo, perché se uno o l'altro conducono, la rete conduce essendo in parallelo. Quindi, per esempio, questo posso ottenere in questo modo: metto il transistore P comandato da A e un altro transistore P in parallelo comandato da B. Quindi si vede bene che se A o B sono bassi, il transistore corrispondente conduce e quindi l'uscita viene portata in alto. Va bene? Chiaramente perché la cosa funzioni bene, come vi dicevo, è importante il funzionamento complementare. Cioè è importante che quando una rete conduce, l'altra rete sia interdetta. Oh, in generale, questo me lo dico al volo così, insomma, la rete, una porta NAND si può fare a n ingressi, a 3, a 4 ingressi, il meccanismo è sempre lo stesso. L'uscita è sempre 1 tranne quando tutti gli ingressi sono a 1. Ok? E ovviamente e si ottiene allo stesso modo, cioè la pull down conduce solo se tutti conducono, quindi a tanti transistori in serie quanti sono gli ingressi, ognuno controllato da un ingresso diverso, va bene? La pull up invece deve condurre quando almeno un ingresso è a zero, quindi a tanti transistori P in parallelo, ognuno controllato da un ingresso. Bene, si generalizza il concetto della rete della NAND a due ingressi senza troppe difficoltà. E questa è una po la porta NAND è la porta più importante. Notate in modo particolare che la porta NAND ha un ingresso, se la facessi, no, si ridurrebbe al singolo inverter, ma è la stessa. Va bene?
Quindi l'inverter è nient'altro che un end a un ingresso, una generalizzazione dell'inverter. Allora, un'altra porta importante è la porta NOR. Vediamo, la porta NOR ha due ingressi sempre per vedere il caso più semplice. La porta NOR fa l'OR e poi lo nega. Quindi che cosa vuol dire? Dunque, se io metto qua tutte le possibili combinazioni dei due ingressi, dunque, che cosa succede? L'OR è 1 se almeno un ingresso è 1. Quindi se almeno un ingresso è 1, l'OR fa 1 e quindi NOR fa 0. Quindi vuol dire che quando un ingresso è 1, la uscita è 0. Quando tutti e due gli ingressi sono a 0, l'OR fa 0 e quindi la NOR fa 1. Va bene? Allora, di nuovo, tanto per... la faccio un po' verbosa, ma il punto è che per alcuni di voi è una cosa che viene vista per la prima volta, la pull up e la pull down come vengono fatte. Chiaramente, quando l'uscita è a 1, la pull up deve essere interdetta. No, quando l'uscita è a 1, la pull up conduce e la pull down deve essere interdetta. Quando l'uscita è a 0, vuol dire che la pull down sta letteralmente tirando giù l'uscita. E la pull up invece è interdetta. Quindi a questo punto noi possiamo disegnare la situazione, vedete, opposta a quella precedente. Quindi la pull up conduce soltanto se i due ingressi sono a zero, tutti e due. Quindi per fare la pull up devo mettere in serie, per avere una condizione di AND logico, i due transistori, ciascuno controllato dai due ingressi. In pratica, vedete, quando A e B sono a 0, i due transistori a canale P conducono e quindi la pull up conduce. La pull down conduce se almeno uno degli ingressi è 1. Quindi in questo caso, banalmente, devo mettere in parallelo due transistori a canale N, uno comandato da A e l'altro comandato da B. Basta che uno dei due sia 1, perché la pull down conduca e porta l'uscita in basso. Va bene, ora non mi ricordo, quest'anno un pochino di rete logica l'avete fatta nel corso o no? Questa cosa qui le porte nel corso quello... Sì, l'avete fatto un po'? Queste concetti... Ah, ok, quest'anno sì. Va bene, meglio. I transistori non li avete visti, però le tabelle di verità, ma per i Carnot anche? Ah, ok, quest'anno sì, bene. Allora. NAND, NOR, chiaramente di porte ce ne sono tante, si può generalizzare un po'. Conviene cercare di automatizzare un pochino la procedura e per automatizzare la procedura è utile che riguardiamo le leggi di De Morgan. Queste le avete viste? Eh? Sì, vero? Le scriviamo. Ma cosa dicono le leggi di De Morgan? Dicono che se faccio la NAND di tre ingressi, N ingressi, insomma, tanto una volta che ne ho fatto tre si capisce anche con, per un numero diverso, la NAND di tre ingressi io la ottengo facendo la OR degli stessi ingressi negati. Questo si dimostra a parole abbastanza facilmente, perché una NAND, vi ricordate, è 1 soltanto. No, una NAND è 0 soltanto se tutti e tre gli ingressi sono a 1. D'accordo? Di là ho una OR, la OR è a 0 soltanto se tutti e tre gli addendi sono a 0
siccome gli addendi sono gli ingressi negati, vuol dire su tutti gli ingressi deve essere 1. Quindi sto di, cioè, di là e di qua c'è scritto la stessa cosa, le cose sono uguali. Quindi, cioè, si riesce a, come dire, dimostrare con linguaggio naturale perché quello che dico a destra è la stessa cosa che quello che dico a sinistra. L'altra legge di De Morgan vale invece per il NOR. Il NOR di tre ingressi equivale a fare la NAND degli ingressi negati. E anche qui di nuovo com'è che si capisce? Beh, il NOR abbiamo detto è sempre 0 tranne quando tutti e tre gli ingressi sono a 0. Sbagliato. Il NOR è sempre 0. Sì, ho detto bene. Tranne quando tutti e tre gli ingressi sono a 0. Bene. Di là c'è una AND che è sempre 0, tranne quando tutti e tre i termini sono a 1. Siccome i termini sono A, B, C negati, la stessa cosa. D'accordo? Quindi sono uguali. Quindi queste sono uguaglianze, se volete, banali, ma ci sono utili per disegnare rapidamente disegnare rapidamente il circuito elettronico che realizza una funzione logica. Vediamo un secondo insieme per un esempio. Okay, questo supponiamo che io voglia realizzare questa funzione logica, y uguale ad ab più cd. Ok? Allora, io che cosa mi devo ricordare? Mi devo ricordare che la P di n deve essere on se y è uguale a 0, quindi se y negato è uguale a 1. E poi mi devo ricordare che la pull up invece deve essere on solo se y invece è uguale a 1. Quindi come posso fare? Per rappresentare la P di n, basta che prenda l'espressione e la scriva per y negato, cioè devo verificare le condizioni di verità di y negato. Quindi io qui faccio ab più cd negato. A questo punto mi vado a guardare le leggi di De Morgan e dico: guardate, io ho una somma i due termini negato, posso fare l'AND dei termini negati. Poi ho questo, beh, ho un AND negato, posso trasformarlo in una OR dei termini negati per un'altra OR dei termini negati. In questo l'ho ridotto in una condizione più semplice. Questa adesso è facile da tracciare come pull down, perché vedete, io qui ho ad alto livello una AND, quindi la y negato è alta quando sono soddisfatte tutte e due le condizioni, che vuol dire che io metto, siccome devo far condurre una rete, metto due blocchi in serie, prendo il primo blocco e il secondo blocco. Ok? Questa è l'uscita, sto facendo pull-up. Il primo blocco, diciamo che è questo qua. Il primo blocco è vero quando, siccome un OR è vero almeno uno dei due, quindi deve condurre quando A negato è uguale a 1 o B negato è uguale a 1. Quindi io qui posso mettere due transistori. Sono transistori N perché sto facendo la pull down, i cui ingressi siano B negato e A negato. Bene. Quello di sotto conduce quando o C negato è vero o D negato è vero. E quindi di nuovo anche giù metto C negato oppure D negato. Questa è la pull down. Quindi per questa rete qua, insomma, un po' scelta a caso, la pull down è quella. La pull up invece, quindi questa è la pull down. La pull up invece deve condurre quando y è vero. Ora y è a più b
su A per B più CD, come avevamo detto all'inizio. Allora, questo devo farlo per la pull down. Come lo tratto? Beh, in pratica questo è abbastanza facile da trattare perché vedete, dunque, la pull up conduce quando Y è vero. Y è vero quando è vero uno dei due, che vuol dire ho due cose in parallelo. La prima cosa è AB, quindi la prima cosa è vera se sia A sia B sono veri e quindi devo avere due transistori in serie. Quindi due transistori devono condurre quando A è uguale a 1 e B è uguale a 1. Quindi cosa faccio? Siccome sono transistori a canale P, devo farli controllare da annegato e binegato. Quando A è uguale a 1, annegato è uguale a 0 e quindi il transistore conduce. Quindi questa è questa parte, l'altra ovviamente sarà uguale, avrò C e D, negato e negato, di nuovo perché quando C e D sono uguali a 1, i negati sono 0 e quindi i rispettivi transistori conducono. Quindi gran finale, di conseguenza, quando costruisco tutto il circuito, devo mettere insieme la rete di pull up e la rete di pull down a b. D'accordo? Quindi vedete, la situazione è abbastanza semplice. Ora, notate una cosa, un'ultima cosa, vedete che c'è una cosa che sembra un po' una coincidenza e vorrei far vedere che non è una coincidenza. Se l'uscita ovviamente devo prendere qua. Quel circuito lì con 8 transistori fa AB più CD. Allora, quello che vorrei far notare è questo. Se confrontate la rete di pull up con la rete di pull down, gli ingressi sono uguali. Quello che è in parallelo nella rete di pull down è in serie nella rete di pull up. Quello che è in serie nella rete di pull down è in parallelo nella rete di pull up. Vedete? Aspettate qui, questo è B negato e questo qui è B negato. Vedete, ci sono nella pull down A e B in parallelo, nella pull up A e B sono in serie. Nella pull down C e D sono in parallelo e nella pull up C e D sono in serie. Nella pull down A e B è in serie a CD, nella pull up AB è in parallelo a CD. Vedete? Ah, questo non è una coincidenza. Questo succede sempre, e perché succede sempre? Ovviamente sta dentro qualcosa, ovviamente sta dentro le leggi de Morgan. Perché? Perché vedete, qui c'è il parallelo, scusate, c'è l'AND, che vuol dire una serie logica, che viene trasformata in un OR, cambiando, negando gli ingressi, e io quando vado da N a P nego gli ingressi. E sotto invece c'è la somma che vuol dire un parallelo che viene trasformata in prodotto che vuol dire una serie. Quindi è nelle leggi di Morgan il motivo per cui quando vado a scrivere la pull up e la pull down mi si trasforma serie parallelo a parallelo a serie. Perché questo ve lo dico? Perché in realtà in generale è una riprova interessante quando uno deve sintetizzare una rete, no? Uno può sintetizzare, può fare due cose, può sintetizzare indipendentemente e a posteriori fare la riprova che effettivamente una sia come duale rispetto all'altra, in questi termini serie parallelo. Oppure ne può fare una, ok, e l'altra non usare la cosa come riprova, può fare solo la pull down e la pull up la ricava automaticamente facendo questa trasformazione. Chiaramente la seconda cosa è maggiore prova d'errore, no, a correzione d'errore. La seconda cosa invece è un po' a ciclo aperto, quindi no, è più veloce, ma non c'è la correzione dell'errore.
questo, aspettate, fatemelo spostare qua perché mi sa che nel video poi non c'entra. Ok, d'accordo, ci fermiamo qui.